Grande successo riscosso a Perugia per Corri per l'EU 2022, la terza edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta in collaborazione con l'Atletica Avis Perugia, che si è tenuta domenica 4 settembre al Percorso Verde Leonardo Cenci, una mattinata all'insegna dello sport e della solidarietà. L'evento era dedicato tutto alla figura straordinaria del compianto fondatore e presidente di Avanti Tutta, Leonardo Cenci, che ha richiamato circa 200 atleti per la corsa competitiva e tanti residenti perugini per la passeggiata all'interno del parco, nell'assegno di un'attività motoria a portata di tutti. La Corri per l'EU è stata la prima tappa, inoltre, della Corsa Gialla, l'appuntamento che la Fondazione ha ideato con lo XEN nazionale e regionale per diffondere il messaggio solidaristico di Avanti Tutta in giro per l'Italia attraverso una maglietta gialla, simbolo e colore che ricorda Leonardo Cenci. Oltre ai vertici provinciali e regionali dell'OXEN, è stata registrata la presenza più animassiano anche di Salvatore Nicosia, già maratoneta plurimedagliato, oggi responsabile XEN a livello nazionale. Prossime tappe della Corsa Gialla ad Alagna Valsesia il 18 settembre e a Passo Corese il 9 ottobre. Grande soddisfazione, vedo che il ricordo di Leonardo non fatica a creare un'emozione e noi siamo coinvolti in queste emozioni per cercare che condiscano al meglio tutti quelli che sono gli atti della nostra vita. Io credo che questa Corri per l'EU abbia sicuramente avuto questa capacità di emozionare e io mi sento assolutamente partecipe di questa onda emotiva e con questa credo che sia la migliore condizione e il migliore auguro per poter condire con queste belle emozioni tutto il settembre di iniziative che stanno nelle corde della Fondazione Avanti Tutti.